Armato di pistola rapina il locale, colpo al bar Flamingo di Gallicano in orario di chiusura. Il rapinatore entra nel locale e minaccia le dipendenti, poi scappa con 1000 euro. Qualità dell'abitare, pioggia di risorse per la Valle del Serchio, oltre 15 milioni di interventi sulle infrastrutture grazie al finanziamento della Regione Toscana. Coluccini pronto a sostenere Bigongiari, colpo di scena nel centrodestra verso il ballottaggio, l'ex sindaco va verso l'appoggio al candidato di Forza Italia e Lega. Lo sport, la Lucchese al femminile debutta a Meda, esordio in campionato per le ragazze di Nazareno Tarantino che a Curva Ovest ha anticipato uno schieramento votato all'attacco. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura, l'abbiamo già detto, la cronaca con una rapina che è stata messa a segno a Gallicano. Vediamo il servizio. In questo locale, alle mie spalle, il Flamingo Caffè di Gallicano, uno dei locali più frequentati della zona, i dipendenti giovedì sera, al momento della chiusura, hanno vissuto attimi di vero terrore. Un rapinatore solitario è entrato con in mano una pistola e ha chiesto di riavere l'incasso. Ha sparato anche nei concitati momenti della rapina un colpo in aria e poi se n'è andato. Ieri sera verso un quarto all'una io stavo uscendo dal mio locale e ho lasciato qui la mia sorella con i miei dipendenti e niente, si è presentato un malvivente con una pistola in mano e praticamente voleva l'incasso della giornata. La mia sorella gli ha dato il fondo gas e niente, è scappato, ha preso i soldi e è andato. È consuetudine del locale togliere il contante più volte durante la giornata e così il bottino è stato di circa 1000 euro. Il rapinatore, come detto, aveva un'arma, poi risultata una scacciacani. Tempestivo è stato l'allarme dato ai carabinieri dal personale e tempestive sono state le indagini che, grazie anche ai filmati del locale messi a disposizione dal proprietario, hanno permesso l'individuazione dell'autore della rapina che venerdì mattina è stato fermato e tradotto a Lucca a disposizione dell'autorità giudiziaria. I cercatori di funghi sono centinaia in questi giorni sul territorio provinciale, purtroppo però c'è anche una seconda vittima, una seconda persona che ha perso la vita cercando funghi. Si tratta di un 87enne di Gragnano che risultava disperso nella zona del Passo del Trebbio, quindi nel comune di Villa Basilica. Erano scattate le ricerche e poi purtroppo il corpo dell'uomo è stato trovato in fondo a una scarpata dove era scivolato. È ancora in corso invece la ricerca di un altro cercatore di funghi a Crasciana, nella frazione di Bagni di Lucca. La situazione contagi Covid in Toscana sono 275, il tasso di positività è all'1,6%, i ricoveri sono 252, ancora in discesa, 3 in meno rispetto a ieri, 28 le terapie intensive, 4 i decessi, uno dei quali a Lucca, l'età media è di quasi 90 anni, in provincia di Lucca i nuovi contagi sono 17. In Valle del Serchio progetti per oltre 15 milioni per quanto riguarda la qualità dell'abitare. Presentati a Barga nella sala consigliare di Palazzo Pancrazzi, due progetti collegati all'iniziativa Qualità dell'abitare in Valle del Serchio. Si tratta di un progetto molto ampio che complessivamente interessa 39 singoli interventi spalmati su 18 comuni della valle, che in modo unitario hanno presentato il pacchetto alla Regione Toscana che ha finanziato il tutto. Tutta la valle, Mediavalle e Garfagnana insieme, hanno vinto 15 milioni di euro di grandi infrastrutture. Per qualificare l'abitare, la qualità dell'abitare, mi sembra importantissimo. I comuni insieme con la regione, un progetto unico con fondi statali. Finalmente le sinergie che vogliamo. L'investimento totale per la Valle del Serchio ammonta a 17,4 milioni di euro e Barga ha inserito il recupero di due immobili. Intanto Palazzo Giannetti, chiuso dal 2013 e che ospitava uffici comunali e biblioteca. Qui verranno investiti 1.320.000 euro. Recupero da punto di vista strutturale, con interventi che riporteranno in sicurezza il fabbricato che attualmente è inagibile, e recupero dal punto di vista anche delle funzioni con l'inserimento di nuove funzioni ai vari piani del fabbricato e l'adeguamento dal punto di vista anche dell'accessibilità, rendendolo completamente fruibile da parte di
delle persone anche con ridotta capacità motoria. L'altro è il recupero della vecchia palestra delle ex scuole elementari di Fornaci di Barga, usata negli ultimi anni per mostre e varie iniziative culturali. In questo caso il recupero vedrà investimenti per 360.000 euro. Sarà un edificio che verrà utilizzato per tutta la collettività, in particolare per i fornacini e non solo, a scopo plurimo, quindi attività espositive nel piano terreno come da sempre è stata utilizzata e attività in piano primo di vario tipo per mediateca, sale riunioni e conferenze e programmazioni in co-working. Tutte attività che verranno e saranno in linea con le richieste che gli abitanti di Fornaci da tempo rivolgono all'amministrazione. Il ballottaggio a Massarosa per l'elezione del nuovo sindaco, si torna a votare tra 7 giorni e c'è una novità nel centrodestra perché il candidato escluso dal ballottaggio del centrodestra Coluccini è pronto a sostenere l'altro rappresentante del centrodestra Bigongiari. Un colpo di scena che potrebbe riaprire la partita del ballottaggio a Massarosa. Alberto Coluccini ha deciso di incontrare ed ascoltare il candidato sindaco Carlo Bigongiari in vista del secondo turno delle elezioni del 17-18 ottobre. Un cambio di posizione rispetto alla rigida chiusura fatta all'indomani dell'apertura delle urne, che hanno visto la candidata del centro-sinistra, Simona Barsotti, sfiorare la vittoria al primo turno col 48% dei voti e il centro-destra diviso fra il 31% di Bigongiari e il 17% di Coluccini. La decisione dell'ex sindaco, che si dice disinteressato a poltrone o incarichi, arriva attraverso una nota 2 giorni dopo l'apertura fatta da una delle due sue liste, ovvero Fratelli d'Italia, che ha quasi subito teso la mano a Bigongiari per ricompattare il centrodestra. «Avrei preferito poter portare a termine il mio mandato», ha commentato Coluccini, «ma oggi siamo a un bivio, riconsegnare il comune a chi ha già dimostrato di portarlo nella direzione sbagliata e di cui la candidata del PD Barsotti è stata parte attiva ed importante», o tentare di salvarlo. Quei 1.662 voti raccolti dal terzo arrivato potrebbero essere decisivi per le sorti del ballottaggio. Sommati a quelli di Forza Italia e della Lega, segnerebbero, condizionale ed obbligo, addirittura il vantaggio sul centro-sinistra, che tuttavia sembra avere ampio margine per recuperare quei pochi voti che hanno allontanato la vittoria al primo turno. L'occasione per mettere a confronto i due candidati sarà ancora una volta su Noi TV. A pochi giorni dal voto, mercoledì 13 ottobre alle 21, andrà in onda il duello televisivo tra Simona Barsotti e Carlo Bigongiari. Ed è tutto per la prima parte del TG, adesso la pubblicità e torniamo tra pochissimo con lo sport.